supporto anche di cose da mandare e non soltanto un supporto psicologico e morale. Questo incontro di oggi è un incontro che ci mette di fronte a quella che è la carità, quello che è l'aiuto, la solidarietà verso chi è in difficoltà. Sì, abbiamo voluto come delegazione regionale recarci qui dopo esserci già stati lunedì scorso insieme al vicepresidente nazionale della CEI, nonché vescovo delegato della Calabria per la carità. Siamo ritornati ancora una volta oggi per sostenere l'operato della Caritas di Crotone, ma più ancora per mostrare il volto di una chiesa vicina agli ultimi e soprattutto in un momento provata dalla sofferenza e dalla morte. La nostra è una terra di accoglienza, quindi dobbiamo dire che verso queste persone che sono in sofferenza e che piangono per la perdita dei propri cari c'è tutta la comunità. Sì, questa è la parte bella della Calabria, penso che lo è sempre stata anche nei momenti dell'accoglienza normale, ma oggi ancora di più davanti a questa tragedia si manifesta un volto di solidarietà, di amicizia, di cordialità e anche un volto di sofferenza e di dolore, perché davanti a una tragedia così immane restiamo tutti stupiti, meravigliati e anche un po' arrabbiati. Don Claudio, è un momento di preghiera, un momento di riflessione, ma soprattutto un momento di renderci conto che questi viaggi della speranza sono viaggi della morte. Esatto, è proprio così, è accaduto qui, è accaduto anche nella nostra diocesi qualche mese fa con un altro sbarco, per fortuna non con i morti ma soltanto con un cadavere. E la riflessione che mi viene da fare è proprio che noi uomini dobbiamo stare veramente sempre attenti agli altri, perché queste cose non possono accadere né in mare ma in nessun altro luogo. Queste sono persone che vogliono cambiare la loro vita, vogliono ricominciare a vivere, quindi di fronte a una morte così tragica quale può essere il pensiero? Sicuramente se scappano dalle loro terre perché vogliono vivere in maniera dignitosa, ecco, questa è la cosa importante. E scappando vengono qui perché cercare speranza. E penso che la Calabria, ma non solo la Calabria, può dare tanto, no? Noi siamo gente che accoglie e poi il sangue è quello, sono esseri umani, quindi la riflessione è proprio che dobbiamo stare molto attenti alle cose che succedono intorno a noi e non devono più succedere soprattutto. Tanti sono i bambini che hanno perso la vita. Sì, io prima di venire qui sono andato proprio a Cutro a vedere dove era successo. È impressionante vedere quei vestiti dei bambini piccoli, è un qualcosa che fa male al cuore. Però ecco, la speranza è che questa tragedia ci faccia riflettere veramente tanto. Queste cose non possono succedere, vanno denunciate, ma soprattutto va data una mano concretamente a chi è nel bisogno. Quelle tragedie che purtroppo si verificano lì anche...